era il 2015 quando io, Diego Fiore, Manuele Tiberi andavamo in giro per la provincia di Teramo per cercare il finanziamento per mettere a posto questa struttura iniziata negli anni 80. È stato un intervento fatto dalla Regione Abruzzo che in concomitanza con la provincia di Teramo, l'ex ARPA attualmente tua e la comunità montana abbiamo trovato un sunto e abbiamo posto in essere una progettazione adeguata. I lavori su tutta la piazza sono ultimati nel 2018, mentre invece i lavori ultimati di questo edificio sono stati ultimati nel 2019. Adesso io chiedo al nostro sindaco cosa ostruisce all'apertura di questa struttura, perché adesso è fine agosto, fra qualche mese tornerà comunque un inverno rigido e freddo. Facciamo in modo che tutti coloro che debbano prendere il pullman per andare all'Aquila e Teramo, che perché per quegli uomini e quelle donne non sia un inverno freddo e rigido da passare in mezzo alla strada.